Qualcuno è arrivato persino a negarne l'esistenza e invece eccoli i documenti ufficiali che attestano la pericolosità del Cardarelli, carte protocollate negli enti locali e che sentenziano l'alto rischio per l'ospedale di Campobasso, carte che erano già pubbliche 3 anni fa, ma che all'epoca non destarono alcun clamore. Il primo documento è del 21 maggio del 2009. L'associazione temporanea che si è aggiudicata l'incarico di effettuare la perizia scrive all'ASRM e anticipa i risultati delle verifiche eseguite sul corpo quinto della struttura, quello centrale più importante. La quasi totalità degli elementi strutturali, pari al 98%, è scritto nel documento, non soddisfa le verifiche di resistenza. E ancora, l'edificio non sarebbe in grado di resistere nemmeno ad un sisma di entità medio-piccola, concludono il professor Michele Mele dell'Università La Sapienza e l'ingegnere molisano Domenico Testa. Parole allarmanti, tanto che una settimana dopo, il 28 maggio, l'allora direttore dell'ASRM, Sergio Florio, invia questa lettera al presidente della regione al prefetto per metterli al corrente dell'emergenza. Florio non si ferma e un mese più tardi, è il 28 giugno, scrive un altro documento, indirizzato stavolta al capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, un atto con il quale il manager dell'azienda sanitaria chiede un intervento straordinario ed urgente per mettere in sicurezza l'edificio. Un allarme dunque reale, rimasto inascoltato e rispolverato solo ora che si parla di una fusione tra Cattolica e Cardarelli.